Pronto a Firenze per la quarta edizione del Festival d'Europa, che si terrà dal 4 al 9 maggio con oltre 100 eventi in varie location della città: Palazzo Vecchio, Le Murate, Il Teatro della Compagnia, Il Polo Universitario di Novoli, Villa Salviati, Piazza Santissima Annunziata e Ponte Vecchio. Si terranno convegni, mostre, film, concerti e incontri per un programma ricchissimo, reso possibile grazie a 18 enti e associazioni che hanno lavorato insieme in nome dell'Europa. Eh, una serie di iniziative appunto, che hanno l'obiettivo di eh, far riflettere la cittadinanza sui temi dell'Europa, temi insomma, che oggi, su cui oggi è molto, è molto importante riflettere. Eh, ci saranno delle proiezioni di film il 4 maggio al teatro della Compagnia, proprio sul tema dell'Europa. Il 6 maggio saranno presentate cinque eh, pièce eh, teatrali, e poi a settembre eh, la, la regione toscana organizzerà una un incontro insieme al Comitato per le Regioni europee, un incontro sul tema quale futuro per l'Europa e si toccheranno argomenti caldi come il tema appunto del lavoro e dell'occupazione e dell'integrazione. Evento centrale della manifestazione sarà anche quest'anno la conferenza The State of the Union organizzata dall'Istituto Universitario Europeo, un appuntamento di rilievo internazionale che richiamerà a Firenze economisti, accademici e studiosi che si interrogheranno su come costruire un'Europa a misura delle persone. Il tetto di Unione ormai è diventato un appuntamento tradizionale e sempre più rilevante nel dibattito europeo, quest'anno in particolare perché è il sessantesimo anniversario anche dei trattati di Roma e quindi avremo una partecipazione molto massiccia. Il 4 verrà il Presidente del Senato al nostro istituto all'Abbadia ad aprire eh, questa sessione che è dedicata al tema della cittadinanza, quindi un tema fondamentale. Il 5 avremo praticamente tutti i presidenti delle principali istituzioni europee, quindi il Presidente del Consiglio europeo Tusk, della Commissione Juncker, del Parlamento europeo Tajani, la Vicepresidente responsabile per la politica estera Federica Mogherini, a livello italiano il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, il Ministro degli Affari Europei, un'ampia rappresentanza di commissari e di parlamentari europei, quindi per tre giorni Firenze sarà la capitale dell'Europa non solo per il livello delle personalità che vengono ma anche per l'importanza del dibattito e per il momento in cui avviene. La quarta edizione sarà anche l'occasione per ricordare a Firenze il trentesimo anniversario della nascita del programma Erasmus. I trent'anni di Erasmus, quindi festeggiamo questo grande successo del programma europeo e lo facciamo qui a Firenze, quindi Firenze, cuore dell'Europa. Perché? Perché l'Agenzia Nazionale Indire che gestisce il programma è qui, si trova in questa città e lo faremo con tre giorni giorni di festeggiamenti in Santissima Annunziata dal 7 al 9 maggio eh, ci saranno concerti della, eh, si forma appunto questa orchestra Erasmus con i migliori studenti Erasmus dei nostri conservatori eh, il 7 maggio poi andremo avanti con performance eh, di scuole eh, toscane ma anche eh, da tutta Italia e il 9 maggio una conferenza in Palazzo Vecchio che farà il punto sulla storia di Erasmus dal 1987 ad oggi, finiremo eh, con l'illuminazione del Ponte Vecchio il 9 maggio e poi, sempre in Santissima Annunziata, un concerto di chiusura con Sergio Silvestre e gli Street Clerks. Anche l'Università di Firenze celebrerà l'Erasmus portando nel capoluogo toscano 60 studenti da 28 università, una per ciascun paese europeo, che dal 3 al 5 maggio si incontreranno presso la Scuola di Scienze Politiche per dialogare con i rappresentanti delle istituzioni europee. Tra gli eventi da non perdere, il 6 maggio l'Open Day nella sede degli archivi storici dell'Unione Europea a Villa Salviati, aperti straordinariamente in occasione del festival, e la Notte Blu l'8 e il 9 maggio con decine di eventi che animeranno il complesso delle murate. Infine, anche per quest'anno si rinnova il gemellaggio con Fabbrica Europa, che porterà alla stazione Leopolda il meglio delle arti performative, con spettacoli di danza, teatro e musica e numerosi workshop dedicati ai giovani.